oggi in tanti, commossi e addolorati per aver perso un amico fraterno. Siamo qui per dare l'ultimo saluto a Pier Carniti, un grande uomo, uno straordinario sindacalista che ha segnato davvero un'epoca, lasciando un'impronta indelebile nelle relazioni sindacali, cambiando in meglio la vita di milioni di lavoratrici e di lavoratori nel nostro paese. In tanti in queste ore, autorità istituzionali, politici, sindacalisti, ma soprattutto tante lavoratrici, tanti lavoratori, tante pensionate, tanti pensionati, hanno testimoniato alla sua famiglia e alla CIS, che era parte della sua famiglia, affetto, vicinanza, dolore profondo per la scomparsa di Pierre. Oggi è una giornata di lutto per tutto il mondo del lavoro e per tutti gli italiani e le italiane, perché Carniti è stato un padre della patria. Ha contribuito con la sua forza, con la forza delle sue idee e la sua coraggiosa attività sindacale alla crescita del nostro paese. Ha incarnato nella sua vita, nel suo stile sobrio, con quell'elocchio travolgente, pieno di passione, le sue azioni spesso controcorrente, nei tanti accordi che ha firmato, un modello di sindacalista che tutti hanno sempre rispettato, anche quelli che non la pensavano come lui. Ci ha dato tantissimo Pier Carniti, sempre vicino alla CIS, a tutto il movimento sindacale, indicandoci percorsi di crescita, di maggiore equità nella distribuzione del lavoro, della ricchezza, di giustizia sociale, valori che rimangono oggi di straordinaria attualità. Come ha ricordato il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Carniti è stato leader e maestro. Era orgoglioso di aver dedicato al sindacato, alla CISL, la propria vita, di aver realizzato nel sindacato la propria forte personalità. È stato un uomo di saldi principi, che aveva svolto il suo difficile compito in una stagione di aspri conflitti sociali, ma sempre facendo prevalere il senso di responsabilità. Sia quando ricercò l'unità sindacale con tutto se stesso, sia quando il suo dissenso costruttivo fu l'artefice del cambiamento. Non tocca a noi dare giudizi storici, ma Carniti è stato uno straordinario innovatore, un anticipatore dei fenomeni sociali, rappresenterà sempre un esempio per quanti ancora oggi si propongono di comprendere i mutamenti della società e indirizzarne il percorso. Per tutti noi ha rappresentato una grande lezione di vita e di militanza, ha dato prestigio, autorevolezza, autonomia alla CISL. Ecco perché non lo dimenticheremo mai e lo porteremo sempre con noi, nei nostri cuori, nella nostra memoria, ogni giorno, indicandola anche ai giovani come un modello, un esempio di impegno sociale e civile. I giovani che aveva tanto amato e ai quali ha dedicato anche l'ultima lettera che ha indirizzato alla CISL nel suo centro studi, nell'Università della CISL. Caro Pierre, continueremo a batterci, anche a nome tuo, per un progresso sociale ed economico che non tagli fuori nessuno, per un vero cambiamento del mondo del lavoro, capace di includere tutti, uomini, donne, giovani, anziani, immigrati. Ecco cosa ci direbbe, di batterci per loro. Questo era il grande sogno, il lascito di Carniti, il suo testamento morale, e noi cercheremo di rispettarlo con coerenza, senso di responsabilità, umiltà, autonomia nelle scelte,
come ci ha insegnato Carnetti. I fiori che tanti, tanti di voi avrebbero voluto mandare per questa giornata. Lui ha voluto che invece diventassero offerte per le mense dei poveri, perché sindacalista sempre. Caro Pier, ti vogliamo bene e ci mancherai tanto. Siamo qua insieme alla tua famiglia, il grande amore di Pier per la famiglia, e tutti insieme ti ricordiamo e ti amiamo. Ciao Pier, che la terra ti sia lieve.